La varietà alimentare è alla base della buona salute. Generalmente le patologie del tratto gastroenterico si sviluppano quando noi eccediamo in un solo alimento. Se mangiamo troppi carboidrati diventerai obeso, ti verrà il reflusso e altre patologie associate, così come l'eccesso di carne. Invece la dieta mediterranea, che in Italia può essere fatta nel modo corretto, perché abbiamo il pesce, abbiamo la carne, abbiamo la verdura di stagione, quindi non dobbiamo ricorrere a cibi conservati come in molte nazioni dove purtroppo non esiste questa varietà alimentare, o dove devi far arrivare dei cibi dall'estero. I cibi che arrivano dall'estero per definizione sono cibi che dovranno maturare durante il trasporto, quindi non saranno mai freschi. È chiaramente dimostrato che cibi eccessivamente elaborati o cibi non freschi o cibi coltivati non in un modo adeguato, cioè fuori stagione, sostanzialmente hanno una maggiore associazione con allergie alimentari, disturbi del tratto gastroenterico che vanno dall'intestino irritabile alla malattia da reflusso, non solo la malattia da reflusso classica, quella gastroenterologica, ma anche quella che interessa le alte vie digestive o respiratorie. Quindi ricordiamoci che siamo fortunati a vivere in questo paese che darebbe la possibilità e dà la possibilità di sfruttare tutte le qualità di una vera dieta mediterranea.